L'arradicamento del progetto in una città che ha problemi di lavoro, problemi di tipo familiare, di famiglie che spesso sono famiglie monogenitoriali perché il padre magari non c'è, ha abbandonato la famiglia, e adolescenti spesso sottoposti a offerte di lavoro, diciamo, delinquenziale, insomma, legato alla malavita. E quindi una scuola di questo tipo, che rispetta i bisogni dei giovani, che dà a loro anche delle esperienze alternative, è secondo me molto importante in una città di questo tipo. Allora andiamo a Napoli da Cesare Moreno, presidente di Maestri di Strada. Stiamo per andare in pubblicità. Quando senti degli appelli del genere, Cesare, per tenere in vita la tua associazione, ti senti meno solo? Sono sempre in ottima compagnia, nel senso che ci stanno persone importanti come Clotilde che ci hanno aiutato per 12 anni, non è solo in questo giorno, lei ha seguito tutto il nostro sviluppo e molte cose che abbiamo fatto le abbiamo fatte su sua indicazione. Soprattutto, fortunatamente, ci stanno ancora un numero enorme di giovani che hanno voglia di impegnarsi in questo settore e diciamo, io ho anche attraversato proprio momenti personali difficili, perché l'anno scorso è morta mia moglie, mentre moriva il progetto è morta anche mia moglie, quindi io sono rimasto, diciamo, completamente privo delle cose che stavo facendo, e quelli che mi sono venuti in soccorso sono stati giovani. Vede, è difficile dare, però è ancora più difficile ricevere, perché noi dobbiamo ricevere doni da persone che sono abbastanza scostanti, e riuscire ad accettare l'altro e quello che l'altro ti dà. Per esempio, i nostri ragazzi così terribili, eccetera, quando sono venuti al funerale della loro professoressa, hanno avuto un livello di partecipazione che, insomma, non hanno avuto neppure alcuni familiari. Quindi queste sono poi le cose che ti aiutano, perché appunto dare, ma bisogna anche ricevere. Cesare, tu a Napoli quale incontro sperimenti ogni giorno? Ma volevo intanto spendere una parola a favore dell'Arsenale, perché mi piace molto l'idea, perché è l'idea che non è che associamo delle idee, ma che costruiamo qualche cosa. E nell'Arsenale non c'è tanto l'idea dell'arme, ma c'è l'idea dell'artigiano che costruisce le cose. E qualche volta noi dovremmo lavorare molto di più, diciamo, a costruire proprio concretamente le relazioni, le interazioni. Adesso stiamo vedendo un mio collega che va in giro nelle case a parlare con i ragazzi che non vogliono venire a scuola. Il discorso dell'incontro è un discorso fondamentale che va proprio curato artigianalmente. Io uso dire ai miei associati che spesso la questione si decide nel primo minuto della prima ora del primo giorno, cioè noi come ci presentiamo. Se noi ci presentiamo con uno sguardo amico, se ci presentiamo disposti ad accogliere il disagio dei ragazzi, per esempio, ti dico una cosa banale, se io dico al primo incontro, di la verità, tu non vai a scuola perché gli insegnanti ti maltrattavano, allora il ragazzo prima rimane sconvolto, perché una frase del genere non se l'aspetta, poi fa una risatina e dice sì, è proprio vero. Beh, questa cosa che è rituale, perché poi lo sappiamo che non è vero, oppure è vero ma contemporaneamente non è vero, stabilisce subito l'idea al ragazzo che sta incontrando una persona che è disponibile a sentirlo anche se dice delle cose sgradevoli. L'altro giorno in quella scuola che lei mi ha detto, abbiamo incontrato gli insegnanti. Bene, i ragazzi senza peli sulla lingua, hanno fatto una specie di hit parade in cui hanno detto sul muso all'insegnante tu ci sei antipatico perché, e gli hanno detto i motivi. Poi ci abbiamo anche scherzato su questa cosa, però diciamo, è importante il fatto che il ragazzo senta di poter dire anche all'insegnante mi sei antipatico. Poi subito dopo ha detto no, ma poi forse è anche un pochino bravo, diciamo, è una specie di incrocio.
Ecco, quindi Sì, un il ragazzo incrocio. quando è un incrocio, sì, un ibrido, quando il ragazzo viene messo in condizione di poter parlare, poi dopo aver detto anche delle cose estreme, magari ritorna sui suoi passi e incomincia a ragionare. Mi veniva in mente che se lei accetta, deve diventare socio onorario dell'Associazione Maestri di Strada, perché il punto di vista che lei ha espresso, perché a stare in strada ci stanno molti. Io poi vengo da un quartiere dove l'espressione "mezza via" vuol dire criminale, quindi diciamo le nostre strade sono piene di persone, ma stare mentalmente per strada, cioè essere capace di accogliere l'altro dentro di te quando l'altro è sgradevole, questo è fondamentale. Gli occhi di Claudia, come gli occhi di un vero educatore, devono essere capaci di vedere e quindi sognare quello che la gente non è capace di sognare. Noi spesso diciamo che si parte da un sogno.